Sì, io per questo video speciale 50.000 non volevo portare sul canale una cosa troppo banale e ho pensato bene che l'idea straordinaria poteva essere quella di cucinare sul tetto. Io spero che questa cosa vi piaccia, ovviamente durante le riprese farò anche delle inquadrature panoramiche, insomma per farvi vedere un po' il panorama. E ovviamente però ci concentreremo anche sulla ricetta. Un'insalata di riso tradizionalissima, appunto perché questo video sarà particolare, il piatto lo voglio fare tradizionale. Sarà un'insalata sicuramente che vi accompagnerà per tutta l'estate, ovviamente nei momenti in cui avrete fame. E sarà un'insalata sì veramente buona perché è bella ricca, ma anche bella invitante e colorata, perché ricordatevi bene che a prescindere dagli ingredienti che volete usare per fare l'insalata di riso, l'importante è scegliere ingredienti belli colorati. E io adesso partirei con la cottura dei piselli, a proposito di ingredienti colorati. Andiamo. Allora cari amici, qua l'acqua comincia a bollire. Danni. La prima mossa già faccio danni. Pugno di sale, magari ci metto quel pizzichino in più. Sì, non fateci caso. E li tuffiamo in pentola. Calcoliamo un 3 minuti. I piselli non devono cuocere troppo. Io uso sempre quelli surgelati perché il colore è molto più bello rispetto a quelli in scatola. Se volete potete anche usare quelli freschi, se siete particolarmente raffini. Bene, allora i nostri piselli sono pronti. Ricordatevi di non cuocerli troppo perché è orribile vedersi i piselli che sono verdi morti. Acqua e ghiaccio per bloccare la cottura, o comunque acqua fredda. Allora, teniamoli da parte. Adesso prendiamo subito il riso e lo tuffiamo, anche questo, nella stessa padella, nella stessa pentola. Ovviamente mescoliamo e cuociamolo molto al dente. Circa 2 minuti prima del termine della cottura lo scoliamo. Parliamo un po' di varietà di riso, no? che è molto importante, no? per l'insalata di riso. Io ho scelto la varietà Arborio, che è un riso con un chicco grosso. Non voglio un'insalata di riso troppo separata, mi piace un po' un'amalgama, no? E quindi scelgo questa varietà, dopo vi faccio vedere come lo tratto per avere un risultato ottimale. Altrimenti potreste scegliere la varietà Parboiled, che è una varietà invece precotta, ecco, quelle confezioni dove c'è scritto non scuoce, è quella varietà lì. Ecco, in questo caso a me non piace molto, ma proprio perché è troppo slegato. Altrimenti molto indicate e raffinate sono le varietà orientali, molto profumate, il riso rosso selvaggio, il riso basmati. Ho scolato il riso, ovviamente questa parte la devo fare per forza in cucina. Vi do una sciacquatina super veloce, così proprio fate così, spengo subito, e in una placca da forno o in una teglia o in una pirofila che ho messo precedentemente prima nel freezer, distribuiamo bene il riso così e lo lasciamo raffreddare completamente a temperatura ambiente. Nella stessa pentola ho messo solamente un po' d'acqua, facciamo così, anzi per non fare danni, immergo le uova e calcoliamo da quando l'acqua comincia a bollire un 10 minuti, via, perché sennò le uova, se le cuocete troppo, poi il tuorlo tende a diventare verdino, eh? Io non voglio roba morta, voglio roba ancora tra virgolette vitale. Quindi scoliamole e le immergiamo in acqua e ghiaccio anche loro, o acqua fredda. A riposa, peperone, e ovviamente lo tagliamo. Togliamo i semi, queste parti qua bianche che risultano indigeste, e lo grigliamo. La fiamma deve essere media. Ecco, volendo potreste anche tenere il peperone crudo, però a me piace più grigliato, gli dà più gusto. Cotti. A me nell'insalata di riso piace anche un gusto un po' cipolloso, quindi o erba cipollina, altrimenti ideale anche la cipolla rossa. Io questa qua la taglio a fette e la faccio grigliare, però a fiamma un pochino più bassa. Adesso taglio i peperoni a cubetti molto piccoli, e se vi dà fastidio potreste anche rimuovere la pelle. Adesso cipolla, taglio anche lei a pezzetti. Direi che così ci siamo. Olive, loro so che adorano essere tagliate a rondelle. Potreste mettere anche i cetriolini al posto delle olive, solo che a me i cetriolini non fanno impazzire, preferisco loro. Pomodori, io ho scelto la varietà Piccadilli, anche loro tagliamoli a pezzetti
abbastanza piccoli. Un po' di parachute. Provolone. Ovviamente sbucciamolo. Scegliete comunque sempre un formaggio abbastanza sodo. Un po' di prezzemolino. Basilico invece lo spezzettiamo con le mani. È una prassi questa qua. Rompiamo le uova. Molto facile sgusciare le uova se sono state immerse nell'acqua fredda. Quindi in questa ciotola ho messo tutti gli ingredienti che ho sminuzzato. Adesso aggiungiamo anche i piselli scolati, il tonno che lo sgrano con le mani, un pizzichino di sale. Poi ovviamente ci regoliamo, l'assaggiamo e se valutiamo che ne serve ancora ne mettiamo ancora un po'. Pepe nero, grattugiato al momento sempre meglio. Mettiamo l'olio extravergine, io almeno 5 cucchiai ce li metto. Mescoliamo un po'. Le uova ce le ho qua, tagliate a pezzetti. Adesso prima metto il riso. Anzi no, metto le uova, chi se ne frega. Che così si amalgamano bene, il tuorlo fa anche una sorta di cremina. Adesso aggiungiamo il nostro riso, comunque sgranato, nonostante sia l'arborio, ma comunque non troppo separato. Questa quantità è per 8 persone, se siete in 4 almeno così la potete mangiare anche il giorno dopo. Mescoliamo con 2 cucchiai. Ancora 2 cucchiai di olio che non sono mai abbastanza. Ok, basta. Giuro, adesso mi fermo. Ancora un pizzichino di sale. Io direi che gli ingredienti si sono amalgamati e possiamo fermarci. Bene, anche questa ricetta l'abbiamo finita. Spero tantissimo che vi sia piaciuta e soprattutto replicatela, perché cioè, è la ricetta dell'estate questa qua, c'è poco da fare. Ringrazio voi naturalmente per aver contribuito a creare un canale speciale. Sono proprio tanto tanto soddisfatto. Ci vediamo su Instagram nel frattempo per altre avventure e altre ricette. Adesso questa meraviglia qua me l'assaggio. Una cosa importante voglio dirvi, poi giuro che vi lascio. L'insalata di riso è 3 volte più buona se la fate riposare almeno 2 ore in frigo. Ok, basta, ciao. Faccio volare un po'.